Bella a tutti ragazzi, sono Aaron e come potete vedere siamo su GTA 5, questa volta perché è uscito il nuovo aggiornamento parte di furto e finanza, dovrebbe essere questo il nuovo aggiornamento, questi nuovi veicoli, poi c'è la possibilità di comprarsi un piano di un grattacielo dove possiamo amministrare tutti i nostri soldoni. Dai un'occhiata ai nostri imperdibili uffici, alla mappetta, attenzione, a partire da 4 milioni di dollari. E siamo nell'edificio più alto del gioco. Poi abbiamo Arcadius Business Center, a partire da 2 milioni. Abbiamo la Maze Bank Ovest, 1 milione. E l'Home Bank Ovest, 3 milioni e 100 mila. Praticamente Finance and Felony nel nuovo aggiornamento e hanno inserito praticamente queste cose qua. Poi hanno aggiunto nuove modifiche da quello che ho potuto leggere. Nuovi veicoli che li abbiamo già visti. Questi tre veicoli qua, credo, sì. O forse anche questo qua. E questo qua, sì, no, anche 5 sono, 5 veicoli. Ragazzi, questo aggiornamento è un aggiornamento abbastanza leggero, nel senso che non ci sono state particolari cose, particolari novità. Hanno aggiunto delle nuove modalità VIP, quindi da quello che ho letto ci saranno delle nuove modalità VIP. E poi niente, veicoli, non armi, non ci saranno armi. Attenzione che mi sono dimenticato anche di parlarvi dei veicoli, cioè dei veicoli, dei mezzi aerei. Eccoli qua. Allora, questi qua erano vecchi e ci sono due nuovi. Mamma mia, questo, ragazzi, questo elicottero devastante, bellissimo. C'è questo qua, il Volatus. Eccolo qui, abbastanza elegante. L'elica più agile e aerodinamica presente sul mercato. Papà, questa è la vera business class, ragazzi. E poi abbiamo il solito jet privato, forse un po' più elegante di quello classico di GTA 5. E bene. E poi questo era l'aggiornamento riguardante i veicoli aerei. Attenzione che c'è una cassa rossa. Questa è una cosa nuova. Porca puttanazza. Veloce. Cos'è? Disoggi carico per ottenere munizioni. No, RP. Vai, uccidiamolo. Cazzo, che mira del ciula che c'ho. Aspettate. Ma mi si è... Vai, uccidiamolo. È saltato qualcosa intanto. Cos'è? Dove cazzo è finito? Porca di quella vacca. Lo stiamo inseguendo da una vita, Tanto che non riusciamo a distruggerlo. Oh! Ho ucciso il CEO! Grande! Eccoci qua, ragazzi, siamo arrivati. E come potete vedere, questo è il nuovo veicolo. E assomiglia un po' a una Volvo XC90, quella nuova che è uscita. Eccola qua, bellissima. Eccoci qui, mamma mia, che lusso, incredibile. Mamma, che ammortizza. Come ammortizza, incredibile. Bella, oela, guarda che sgambata che c'ha lì. Beh, ragazzi, che dire, dagli interni lussuosi di questo SUV, io vi saluto. Spero che il video vi sia piaciuto e come sempre vi esorto a lasciare un bel mi piace, iscrivervi al canale e ci vediamo al prossimo video. Ciao Brussi, non me ne frega niente. Ciao al prossimo video.